Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 19ª puntata di MotoPicco Simulator. Oggi siamo qui in compagnia di Casi. Poi Ciao a tutti. Ciao abbiamo Edo. a tutti. E penso responsabile della girobotte volante Bullir. Ecco Ciao a tutti. qua. Allora, quest'ultimo avrà l'obbligo di fare qualsiasi tipo di lavoro a mani nude e quindi stasare, Portale portare abbettonato. a betonata, Scavare. scavare di mezzo i A sassi, mano, scavare sulle piere, tutto a mano. a Trasportare piera, ghiaia, tutto a mano, tutto a mano. portare bancai. Portare bancai, tutto a mano. Allora, Ciao. oggi ragazzi, dopo qualche video con scavi, gru e molta betonata, insomma, trivelle e cose varie, è arrivato il momento, finalmente, di prendere un macchinario che dovrebbe aprire le porte a dei bei lavori grandi. Parliamo appunto dell'autogru. Autogru che dovremmo forse aver comprato già da tempo, anche magari prima della trivella. Comunque, autogru che dovrebbe essere usata per spostare appunto varie cose. Quindi rechiamoci praticamente nei punti di vendita dei mezzi e vediamo di andare ad acquistare questa autogru che ci servirà poi per costruire ponti, pale eoliche e cose varie. Abbiamo già dei lavori, delle case, appunto sempre con l'autogru da fare, quindi magari intanto oggi andiamo a comprarla e poi vedremo di utilizzarla in qualche piccolo lavoro, mentre successivamente vedremo di andarla a utilizzare in altri lavori un po' più importanti. Allora, abbiamo la gru mobile e poi anche un futuro acquisto potrebbe essere anche la gru cingolata, Ama. un altro set di lavori ben più possenti. Abbiamo appunto il scavatore grande che ha il gancio numero 2, la gru a torre che sia per betonata che il gancio numero 2, però manca il gancio numero 3, appunto la gru mobile. Che della Liebherr, molto bene, 500.000 euro, quindi una cosetta da niente praticamente. E dopo qua info, allora 367 cavalli, 6 cilindri diesel turbo, un peso proprio di 36 tonnellate, una capacità massima di sollevamento di 60 tonnellate con un'altezza massima di 48,00001 m. Allora, quello sarebbe la schianta e polvere che può succedere. Eh, Allora, o te può sempre servire. bene, vuoi acquistare, detrarre dallo stipendio dell'immigrato? Sì. Bene, allora, stipendio dell'immigrato, altri meno 500.000 euro ed ecco qui la nostra gru mobile, poche ruote rispetto a quelle nostre, diciamo, odierne. Ed ecco qua. Allora qua, perché come mai... Ah, è silenziosa come No, sei come il muleto. mezzo gommato e va anche abbastanza veloce. Sicuramente ci saranno i piedini, eccoli qua, da aprire con il tasto E. Adesso vediamo un attimo varie funzionalità e varie cose di questa gru. Oh là. E adesso sicuramente premendo Tab, vedete, si sgancia il gancio. Dopo qui abbiamo rotazione Sta spostando anche il pilota. Sì, sicuramente la sposta anche il pilota. Allora, su e giù. Ah, ok, abbiamo il solito l'aggancio, la possibilità appunto di levarla. Va via anche abbastanza veloce, comunque come vedete. Dopo qui col tasto V avete spostamento visuale. Eccolo qua, come vedete anche il pilota si è spostato. Adesso la stiamo alzando tutta, tanto per avere un'idea di dove riesce ad arrivare. Si vede l'ombra. Diciamo che prosegue bene, dovrebbe essersi estesa tutta. Adesso noi scendiamo un attimo tanto per dare un'occhiata e devo dire che aspetta che me ne distanzio perché qua non riesco neanche a inquadrarla. Devo dire che Vieni arriva qua. veramente veramente alta, arriva più al gancio, più alto delle gru. Maria Vergine, mi tiro su. Chiesto qua. Allora, Chiedo.
Mettiamo via la gru e vediamo che lavori ci sono da fare. Ecco qua, intanto che la gru. Marco, se voglio farti scorta per il mezzo nuovo. Sì, adesso guarda, sto piano piano. Perché questo mi muove una sifonale in testa con l'auto nuova che non è buono usarla. Oddio, Guarda, brutto, guarda, non è guarda che razza è legato. braccio, guarda che razza è braccio. Oddio. Bum! Orco cane, cosa che si fa sopra? Ah, è. Aspetta che ritraiamo una santa. Te che è un elemento fiatin, come si suol dire, fiatin eccitato, questa impressione mia. No, se è tipologia dell'attrezzo, voilà. Si allunga anche ancora di più, va. Arrivo Maria Vergine. fino a toccare la muretta. Marco, ma che ti ho dato certe pastiglie a Gru? Guarda, guarda che Aia, roba. non me. Anche se è Dai capo nuovo, è capo che. Orpopeta, nuovo. capo nuovo, de che altro dopo me coppa. Vabbè, Dai che fa male il Cyrus, dai, mi prendo. queste cose sconcertanti sarebbero tutto da, diciamo, Allora, risparmiare, manca la Quindi. palla. Ti manca una palla. Beh, allora, questi, diciamo, possono essere Problemi problemi tuoi. tuoi. Ecco. Occio adesso. Bene, ripieghiamo tutto e adesso vediamo che lavori dobbiamo fare. Abbiamo iniziato il lavoro della centrale elettrica, un lavoretto veloce, sempre da fare, tanto per andare a utilizzare un po' l'autogru, e dopo preparatevi perché nei prossimi video la vedremo in funzione, i lavori ben più grandi, ben più laboriosi e tutto quello che vediamo. Allora parliamo con Capomastro. Mi ha appena chiamato un tizio della centrale elettrica. Pochi giorni fa c'è stato un sbalzo di tensione e uno dei trasformatori Gamoana canonava. Hanno provato a ripararlo, cioè se è impossibile ripararlo, ma senza esito positivo, te credo, soprattutto se sei in bagno d'olio a saperlo. Ora il trasformatore deve essere portato alla ditta che lo ha prodotto per essere riparato, prima di comprare uno nuovo. Ci hanno commissionato di portarlo al porto. Ok, non dovrebbero esserci problemi. Non sarà una passeggiata, il trasformatore pesa circa 30 tonnellate. Ullala, però. Dovremmo usare il camion a pianale ribassato, quindi ragazzi agganciate il pianale ribassato su un camion. E per caricarlo ci servirà l'autogru che abbiamo appena comparato. Il trasformatore ci aspetta alla centrale elettrica. Ho contrassegnato il punto sulla mappa. Occhio, occhio, anche se è rotto, vale una montagna di soldi, mucchio rame. Non me ne occuperò io. Allora, guido rimorchio ribassato a destinazione. Bene, ce l'abbiamo già. Noi intanto portiamo anche la gru per carichi pesanti sempre a destinazione. Praticamente dobbiamo andare a portare casi. Bravo, mighe. Allora, Ah sì. guida, abbiamo l'autista privato. Sempre per questi Speciale. lavori. Guarda, io di per MRS e la gru si spostava in avanti. C'è quel quadro che non cosa. Un lavoretto veloce, rapido, tranquillo, tanto per iniziare a utilizzare questo autogru. E dopo vedremo nei prossimi lavori. Abbiamo lavori anche dello stadio, quindi bisogna Dai, proseguire corri che siamo in ritardo. con i lavori dello stadio. E potremo Sinistra. proseguire anche con quelli. E bene, giriamo a Destra. destra. Sì. L'autogru ha delle ruote e munita di un motore proprio per circolare. Non è necessario caricarla su di un pianale ribassato. Quindi vediamo di, per piacere, proseguire in maniera, diciamo, come tutti i comuni mortali, non niente di più, Civile. niente di meno. In maniera anche minimamente civile. Adesso qua, quanto manca sto cantiere? Non lo so. Ma No, ci parli? Marco, Mi che fa andare in palle. Africa per cavare un trasformatore. Comunque ha un bel sterzo sta gru qua, però necessita sempre di freno a mano perché. Mamma mia, ho visto il mano di Edo, ho preso paura. Ho perso i Abbiamo capelli. Edo dietro che. Casi Zan, non zan, 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 zan. pelare le macchine parcheggiate. Sei E mi faccio la banale. barba.
Ai corriedo. Fabio 81 nel pasto biroccio. Maledetto, noi facciamo 90-91 km orari con sto bussolotto qua. Porco camacchio. Cioè, il pesa cosa pesa? 35 tonnellate, cosa che il pesa? Bella domanda. Pesa 35 tonnellate, ne alza 60. Cioè, tonnellate. 35 tonnellate e va via a 90 euro. Penso che se arriva davanti una scarpia a se sposta. Vabbè, ecco. Qua abbiamo anche il lungo fiume, strada lungo fiume. Ma dove stiamo andando? Appunto. Vuol dire in montagna. Dammi qualche coordinata per qualche deviazione. Vabbè ragazzi, adesso qua o c'è macchine, casi o c'è macchine. Arriva, sapevo mi. Guarda che. Dai che ci fermo, dai che ci fermo. Non funziona il GPS. Casi il la gru è nuova. Dritto a cannone. Beh, non dritto. Vorrei dritto. Poterla utilizzare almeno la prima volta. Non dico utilizzarla anni. Almeno una volta, appena comprata, poterla utilizzare. Comunque siamo arrivati. Comunque siamo arrivati. Che funziona. Eh? Porco che funziona. Ecco qua il nostro trasformatore a 30 tonnellate. Guarda che bella centrale elettrica. Madonna che centrale elettrica. Dammi i comandi adesso però. Cioè, se vedi Marco piantare su picca. Hola. Porco can, quanti paesi sei qui in mezzo? Quanti alberi? Guarda che dammi diga. Non vedere la diga. Hola. Occhio qua. Edo, posizionati in maniera adeguata. Guarda che tiro via il paio qua. Allora, il trasformatore è quello là. Vediamo di andarlo a prendere. Ma che vedi la diga? No. Ah sì, mamma, guarda che grande. Bene, agganciamo. Adesso tiriamo su, guarda. Che bestia. Non sta agganciando su di passarmi. Guarda che bestia il trasformatore, cioè. Dai, poi che siamo già pronti per partire noi altri. Io la vedo male il trasformatore. Carichiamo il trasformatore in mezzo, possibilmente. Massimo, sgancio da qua, dici tu che il careon si spanca. Sì, tegna. Tegno. Prova. No, dai. Allora poi fermo danni e me lo fa pagare. No. Tanto a me non dai sempre. Tanto paga l'immigrato. Bene, ok. Io te l'ho mancato. Tanto che c'è casi che devo correre in modo selvatico in mezzo ai pini. Devo andare verso diga. Bene, leghiamo il carico. Guarda quei catene proprio. E adesso dobbiamo portarlo al porto. Dopo penso dobbiamo anche scaricarlo al porto. Quindi bisogna ritrarre la gru. Dimmi. Siamo in due montati sullo stesso posto. Ecco perché cosa che ho fatto io. È quasi a posto, boh. Vedi? Bene. Oh. Abbassiamo il braccio, giriamo la gru, mettiamo. Marco, io parto. Vai tu, intanto io dopo arrivo che corro. Niente. Corro anche più velocemente. Correndo. Vabbè. Poi dai gaito loro che parte dopo, quindi ok, ben dai però umiliati. Bene, sì, cerca di andare. Vediamo dritto. Di partire e adesso andare al porto e ritornare indietro, guarda che. Beh, trasformatore, però devono mai 5-6 trasformatori farmi portare, no? Uno solo. Proprio un lavoretto così da 2 minuti proprio. Arrendato sapa. Adesso vediamo di decarburare un po' a pompa di gasolio. Destra. Faccio il guadarail. Vai Casi, copilota. Rally. Come guida rally. Dai, 5, curva, 6, sinistra. Occhio una busa. Occhio il can. Occhio una piera, vai. Occhio una piera, Marco. 6, dritto, 50, a destra. Occhio dopo il fosso. L'immigrato dopo il fosso. Beh, si va. Sì, occhio la vecchia. Dritto, sempre dritto. Oggi invece questo che è il pan fresco.
già vai che il pan fresco. Che bel panino. Oh. Un bel panino, okay. Salato. Oh, ma madonna, oh, no, ma come? Ai curi che se non si recupera. Abbiamo avuto un fuoristrada. Allora, vediamo di recuperare. Nessun danno, nessun danno. Strisciato un attimino il colore. Vabbè, dopo qua bomboletta vediamo di ripristinare. L'albero è preso un po' malotto, perché ci fa un po' una cannonata di quelle toppe. Porto mica le legni, porto mica. E dopo che non so, mia inglesi. Si fa svegliata. Che sono andato via a destra, mia. Diago. Vediamo adesso sono a destra. No, se riusciamo a recuperarli, fatica perché sono partiti tanto presto. Ma a meno che non sbare. Ecco, quello l'ha buffata, basta. Sì, cioè, nel contro. No, no, è contro mano, quindi cosa vuoi fare? Qui un po' sbarra, da qualche parte. No, il furgone giallo! Facciamo magia! La tonna. Ah, ma immagina qua fanno gli altri. Quindi vai, accelera tutto. Dimmi casi, ti sei quando che vado a girare, ma no, dirmi quando che sono oltre 50 un metro. A sinistra, dai, 50 a sinistra. Come 50 a sinistra? 50 curve a sinistra per me. E te giriti qui. Che ne è tirato sotto qualcuno, quindi non so chi sia. Ma via dritto. Vai Podò, va a sganciare. No, no! La sua macchina. Questo qua stavamo recuperando metri di strada velocità supersonica. No, che la macchina verde mi è venuta addosso, chissà perché. Comunque dai, siamo arrivati anche al porto. Destra a 90 gradi, eccolo là. Dove essere beccato dentro l'acqua. Dritto. Bene, scarichiamo il nostro trasformatore. Come vedete, siamo arrivati molto lentamente. Abbiamo parcheggiato la nostra autogru in maniera molto professionale. Aspettando. Beh, abbiamo messo lì in maniera molto professionale. Aspetta, che è imposto usare il GPS per andare a casa. Bene, si casa. Dove lo mettiamo qua? Cioè, no. Parte gialla. Domanda all'omino qua col berretto cosa. Sì, ah, sì. Bene. E cioè, non parla dire, con ma capomastro. Mi posso andare a casa, vero? Sì. Ma se finisce. Mai dobbiamo solo parlare con capomastro e dopo qua siamo a posto. Ma non è qui, parlo di dire là. No, c'è un altro che lo so. Sì, Lelu. Lelu. Ah. O se io mi pissio. E Lelu Marco. Sì, Lelu. Vuoi ordine? No. Ciao, tu devi essere Marco. No, guarda, sono Vercingetorix. Comunque, mi hanno avvisato i ragazzi della centrale, sono qui per caricare. Sì, ho già posizionato il trasformatore laggiù nella zona di carico. Cosa farete ora con quel coso? Sarà consegnato alla ditta costruttrice che lo riparerà. Un momento. Il tuo camion non sembra appartenere a un'impresa di trasporto. Siete per caso un'impresa Eddie? No. Sì, esatto, la nostra impresa si trova proprio dietro l'angolo. Angoli qui ce ne sono tanti, perché però dietro un angolo sai che c'è la nostra impresa. Siamo specializzati in lavori edilizi di qualsiasi tipo. Perché chiedi? Ti serve qualcosa? Una siccia betonata? Fermo presto niente. Il nostro capo appunto ha intenzione di costruire dei nuovi capannoni. Ah, bene. E sarebbe perfetto per avere un'impresa locale per costruirli. Darò i tuoi contatti, sono sicuro che ti chiamerà. Bene, abbiamo quindi anche futuri lavori. 16.000 euro per aver trasportato questo generatore. E bene ragazzi, tenetevi pronti per i prossimi video, perché andremo avanti con lo stadio e dopo sicuramente si apriranno dei nuovi lavori, come avete potuto vedere. In qualche modo ci chiameranno, faranno qualcosa. Bene, andiamo a casa, mettiamo via la gru
Devo dire molto comodo, si va bene, va molto in alto. E chi c'è qua che fa stropo sulla passaglia? Ciao, ciao, ciao. Mamma mia, è Bene, sfierato. posizioniamo qua, anzi no, la mettiamo nel settore gru. Eccoci Ehi, qua. Nemo! Cosa succede? Buttamina Magari c'è un contro la problema con maestra. questa gru, si guida in maniera strana. Casi smonta, porco, è fora! Vedi che questo mettiamo sulle partori ramorchi. È una che guida a caso perché non sta Stressava mai, non mica qualche problema. no, se comando qua a 20 la connotazione è mia. Bene. Bene ragazzi, Mannaggia. commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, ringraziamo qua i nostri operai, abbiamo Kasi, Edo Ciao a e tutti. Buldir. Bene ragazzi, allora tenetevi pronti per i prossimi video, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.